comparto, diciamo che da un punto di vista del rinnovo è sempre in itinere. Logicamente il rinnovo si deve adattare a quelle che sono le normative e in questo momento la normativa ha subito una fase di stallo importante perché c'è un conflitto fra regioni, enti locali, comuni e governo sulla base di quella che è la proposta di riforma appunto messa in atto dal governo. Proposta di riforma che in alcuni punti noi condividiamo, ma in molti altri come operatori di settore stiamo cercando di apportare delle modifiche secondo le nostre esigenze perché non ci sembra del tutto definita. Spero nei prossimi mesi di vedere un'apertura anche da parte degli enti locali a rinegoziare e comunque rivedere molte norme che sui territori stanno ponendo dei limiti molto molto restrittivi.